Dopo 3 anni di servizio al comando provinciale dei carabinieri nella sesta provincia pugliese, il colonnello Alessandro Andrei lascerà Trani. L'arrivo del colonnello ha coinciso con l'istituzione di questo importante presidio di sicurezza voluto dal comando generale e disposto dal Ministero della Difesa, che ha portato a novità dal punto di vista organizzativo, con la compagnia di Barletta che ha inglobato le stazioni di San Ferdinando e Trinitapoli e Andria che ha abbracciato quella di Canosa. Presidi che hanno portato in questi primi 3 anni a risultati importanti sotto il profilo della sicurezza, di cui i cittadini sentono tanto il bisogno. Credo diciamo, e spero di lasciare un territorio dove c'è ancora sicuramente tantissimo lavoro da fare, ma dove l'attività dell'arma penso di poter dire che sia sicuramente cresciuta sotto questo profilo, si sia ulteriormente qualificata, non perché siamo più bravi, ma semplicemente perché o che siamo diventati più bravi all'improvviso, semplicemente perché abbiamo investito un pochino di più rispetto a prima. Noi, come le altre forze di polizia, stiamo costituendo un presidio di livello provinciale che poi ovviamente ha dato già numerosi risultati sia sul territorio, ecco, con tante operazioni svolte spesso, ecco, proprio anche dai reparti, come sottolineavo prima, dalle stazioni, dalle tenenze, ma anche mi auguro in futuro, insomma, con operazioni ancora più qualificate date da approfondimenti investigativi di più ampio respiro. Insomma. Risultati importanti, operazioni e arresti ottenuti non solo dal comando provinciale, ma anche dalle singole stazioni a presidio delle 10 città sotto il coordinamento delle procure di Trani e Foggia, oltre che dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Sicuramente io mi porto dietro non tanto un ricordo in particolare, però sicuramente delle sensazioni o comunque un ricordo un pochino più ampio, è proprio quello che vi sottolineavo prima, cioè la capacità proprio la cosa che mi è piaciuto di più e mi ha dato più soddisfazione è stata proprio la capacità dei nostri reparti anche più piccoli di riuscire a esprimere, di saper sfruttare la loro attività quotidiana, le loro conoscenze per poter esprimere poi, ecco, anche dei risultati, delle investigazioni più approfondite, dei risultati più qualificati che hanno ulteriormente dato lustro a loro, a noi e a tutta l'arma sul territorio.